non ci stanno le telecamere, non abbiamo delle telecamere grandi abbastanza. Ma questo io che le macchine grandi, sei tu che lo studi. Non è un Raptor, è un T-Rex, è enorme, gigantesco. Bellissima però, spiegaci come, dove, quando, perché è tornata, era sparita un po' di tempo fa, no? È tornata, aveva già aperto una breccia quando è nata nel 2010, fino al 2013 l'hanno prodotta, molto simile, meno tecnica di questa. Poi c'è stato un buio di 4 anni. Tutti nel mondo degli americani si chiedevano come mai non l'avessero più riprodotta e si sono ripresentati con questa meraviglia, fatemi dire, maledettamente intrigante in tutti i sensi, che ha fatto invecchiare sicuramente il mondo dei pick-up e fammi dire che spicca tra le americane e ha ucciso completamente tutto quello che è il pick-up europeo, non c'è più un confronto, non c'è più nulla che possa andargli vicino. Ma sotto questo vestito da Transformer, questi dettagli assolutamente da pick-up dell'ultima generazione, c'è una macchina assolutamente pronta a rally marathon che potrebbe fare di tutto in fuoristrada dove gli spazi sono aperti. È tutta alleggerita, bracci in duralluminio, sospensione della Fox e c'è questo downsizing, uso una parola abbastanza estesa nel nostro mondo, che questa riduzione della cilindrata, hanno per la prima volta tolto il motore 8 cilindri per fare spazio a un 6 biturbo da 450 cavalli abbinato a un cambio a 10 rapporti. Il risultato è incredibile, è una macchina che sembra su un cuscino ad aria, morbida, leggera, un'interazione con i comandi che è stupefacente, una poltrona, la postazione di comando è veramente, va provata, faccio fatica a descriverla, bisognerebbe sederci sopra e fare un giretto di 3 km per capire a che risultato sono arrivati. Stiamo guardando la cabina, la Super Cab, quindi abbiamo la porta che scompare a libro, con la riduzione della lunghezza della cabina. Esiste anche la versione crew cab con la porta intera, che a me sinceramente piace meno. Per il resto passo la parola a voi perché ho voglia di sentire i commenti di chi non l'ha mai vista più che le mie parole. Io permetto di fare alla regia di far vedere quanto è piccolo Franco davanti al fianco di questa macchina. Dici, tu mettiti, così non può parlare. Mettiti lì vicino, fagli vedere che sei più piccolo della macchina, faglielo vedere. ma si percepisce, veramente, cioè, veramente è un mostro, veramente. Gigantesca. Riccardo? Mi piace moltissimo. Io ho amato molto i primi pick-up un po' tecnici che sono apparsi sul mercato, secondo me, se non sbaglio, una quindicina di anni fa, quando hanno cominciato ad essere un pochino più particolari. Questo mi dà la stessa sensazione di nuovo step, cioè qualcosa di veramente nuovo, importante. Ci sono tantissimi spunti estetici che da studiare e apprezzabili, ma soprattutto la quantità di innovazioni tecniche di cui mi hai parlato prima, concentrate tutte insieme in un'unica volta. Davvero non esiste nessun tipo di rapporto con altri pick-up europei, giapponesi, tutto quello che vuoi. Quelli sono dei camioncini che derivati da lavoro, eccetera. Questo è un veicolo che può lavorare, può far divertire ed è veramente una supercar anche. Pensa che gli ammortizzatori posteriori della Fox, che sono doppi, uno più lungo e uno più corto, fanno anche da compensatore di camere di trasporto del gas tra uno e l'altro, fanno sì che la macchina non si ribalti. Hai presente il classico ribaltamento da Parigi-Dakar, primo balzo, secondo, terzo cappottato su se stesso, sì, sì, non laterale? Questa evita proprio il rimbalzo al posteriore, che è chiaramente un punto debole dei pick-up molto alti, certo, con questo tipo di escursione. Ma ho visto un video su YouTube di questo veicolo lanciato a velocità pazzesche su qualunque tipo di terreno, terreni diversi che si intervallavano tra di loro, e li superava tutti senza un plissé proprio. Un veicolo asfaltato, incredibile, sembra... veramente incredibile. Lo trovo anche bello, cioè molto molto bello, molto aggressivo, particolare. Ma dà anche un'idea soprattutto di grande robustezza, cioè si percepisce che è stato proprio progettato per affrontare situazioni anche difficili, anche terreni molto molto dissestati, si vede. Certo. Volevo Marco, farti solo i complimenti per gli interni, perché le mie esperienze delle auto americane si fermano al 99, sulle quali ho percorso più di 30.000 km negli Stati Uniti. Il mio ricordo degli interni a livello di sedili, finiture, eccetera,
mi ha lasciato esterrefatto, nel senso che adesso sono di una qualità nettamente superiore, avvicinano tantissimo le vetture europee. Ma poi Plance, c'è stato veramente un salto di qualità notevole. Plance, comandi, inserimento di tutto quello che sono gli equipaggiamenti di bordo, in qualche cosa che non invecchierà, nel senso che non è il futuro, non è qualche cosa che domani è vecchio, no? Come accade spesso e volentieri alle macchine che siamo abituati a vedere. Per cui sono stati bravi, io la vedo, non lo so, guardiamoci attorno, guardiamo soprattutto le contendenti, quindi il panorama pick up, se ti giri indietro dici tutte le altre hanno 20 anni in più, quindi secondo me hanno fatto qualche cosa che tra 10 anni sarà ancora attuale, e prima che qualcun altro arrivi a dettagli, fammi dire, taglio e cucito del genere ce ne vorrà. Franco, tu che sei fuori dal nostro mondo americano, cosa vedi in questa allora macchina? Stilisticamente vedo messo in evidenza proprio la parola Ford, quindi anteriormente e posteriormente, che mi piace molto perché identifica proprio il marchio, ma lo identifica in un modo nuovo che secondo me non l'avevo mai visto. Gli inserimenti, soprattutto lo stilema del faro posteriore, l'inserimento del faro sia anteriormente che posteriormente, è molto interessante, perché su un'auto che si può dire da fuoristrada, da trasporto, sì, eccetera, non è facile trovare certi stilemi, e quindi interessante come stile. Anche proprio la cabina non ha quella così quella pesantezza che hanno altri, è più filante nel senso appropriato per un pick up, quindi ha delle situazioni molto carine. Vedo alla luce sotto la luce di cortesia, ovviamente quando scendi magari ti accompagna durante la notte, magari un gradino, una cosa perché è un po' di, cioè, bisogna arrampicarsi per accomodarsi, quindi quando, sono due o tre di gradini, quando scendi hai un gradino, cioè, in più rispetto a un'altra macchina, più o meno ovunque di luci di cortesia, ovunque. Anche vedo posteriormente sopra la cabina, sulla maniglia posteriore, sotto lo specchietto, quindi ancora lì ha delle situazioni di aiuto che comunque sono importanti. Fantastico Mauro, un tripudio, sono tutti innamorati, attenzione, scrivono anche le donne. Oh, che per bello. Cui finalmente una macchina che piace, no? Che fa tornare a parlare le donne di vetture. Voglio far notare quella tastiera sul montante che è tipicamente Lincoln e Ford. Vado io perché Valli si diverte a farci fare, sì, i chilometri. Poi soprattutto a te che oggi hai il mal di gola. Ti ringrazio. Io mi hai beccato con lo sbadiglio, quindi devi pagare. Comunque, vai. Quella tastiera è una combinazione numerica per aprire la porta, significa che la chiave la lasci in macchina quando più ti fa comodo non portarla in giro, che sia una gara in motocross, in moto d'acqua, quindi un'attività sportiva che ti impedirebbe di portarti la chiave a spasso oppure il rischio di perderla, la chiudi nel cassettino e con la tua combinazione ti avvicini e apri la porta. Ma la cosa bellissima è che io ti posso cambiare la combinazione, Valli, te la scodifico adesso, perché mi hanno segnato Matteo, gli amici del Politecnico. Infatti non hanno previsto che qualche così, asino come te al stanotte dormi dentro, possa qua giocare con la tastiera. Perfetto Valli, quanto costa? Quanto costa Valli? Quanto costa? Costa 100.000 euro. 100.000, sì. Va bene. IVATA, detraibile, non è mai costato. Finalmente sei coltosi che costa tutto 100.000. Ma non devo portare qualche macchina anch'io da 100.000. Hai picchiato lì anche te. È la prima volta che un pick up costa così tanto. L'IVA è detraibile, per cui per un'azienda c'è questo ammortamento simpatico sia dell'imponibile che dell'IVA, ma è la prima volta che un pick up americano raggiunge prezzi del genere. I contenuti ci sono, non so come andrà il mercato, questa è arrivata ieri, forse l'ho già venduta oggi, quindi colpisce. Chiaramente qui l'utente è o un intenditore che dice mi compro una macchina rally marathon anche se non la userò, come uno che si compra una Lamborghini a 300 all'ora non ci andrà mai e la compra per quello che è, o comunque chi vede in un SUV prestigioso, fatemi dire quelli più blasonati, anzi non li dico tanto, li conosciamo già, prezzi addirittura più alti, no? Per cui il confronto del prezzo chiaramente non lo si fa con l'L200 della Mitsubishi o col Toyota Hilux, il confronto con un Raptor va chiaramente a pareggiarsi con auto sicuramente importanti. Qui trovi una macchina che costa, è ridicolo dirlo, qualcosa meno, con proprietà detraibili, il bollo che scompare perché è autocarro e in uso proprio. Va bene, e non ci vuole, e non ci vuole la scuola guida per guidare. E non devi firmare la scuola guida, no? Velocissimo. Solo per sapere se sabato posso passare a vederlo bene nei dettagli.
Ci siete? Siete aperti? Se vuoi portarlo a casa stasera, questa televendita mascherata. No, non lo so. Ma vado a casa col maggiolino turbo e tu vai a casa col rap. Scambio 100.000. Torniamo subito, c'è l'ultima protagonista di questa serata, molto strana. Sembra la macchina di Nonna Papera, non so cosa sia, ma concluderemo con lei questa puntata. Statevi ancora 5 minuti.